50 eventi che hanno coinvolto 50 associazioni per fare di Sora un palcoscenico naturale. La città è pronta a cambiare pelle e a vestire gli abiti della festa per oltre un mese. Sarà il Natale più bello della città di Sora. C'è stato un grande impegno, questo è un progetto Sora Città del Natale che parte dallo scorso anno, poi causa Covid si è dovuto interrompere a metà, quindi quest'anno ci saranno tantissime novità, sarà un Natale a basso consumo energetico, ci saranno dei temporizzatori che spegneranno le luminarie ad un certo orario, tutte le luminarie a terra che abbiamo scelto sono a bassissimo consumo energetico e ci saranno delle novità bellissime perché ci avremo un ice park, quindi una pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Maier Rosso con dei mercatini di Natale, avremo delle videoproiezioni sulla facciata della nostra patrona di Santa Restituta e quindi tutti gli edifici circostanti, per poi passare per la prima volta alla pedonalizzazione di via Cittadella, quindi tutte luminarie bellissime, una strada di luminarie a terra che accompagnerà la casa di Babbo Natale e poi alla storica via dei Presepi di Cancelli. Quindi io vi invito davvero a venire in questa città, nella nostra città, nel periodo natalizio, perché sarà tutto pronto per ospitare chiunque voglia venire con la propria famiglia a divertirsi e a passare una giornata di gioia. Il Natale stringe l'intera comunità, pronta a soddisfare i desideri e fantasie dei visitatori di tutte le età. 8 dicembre, giornata di inaugurazione, questa grande parata che attraverserà la città con Babbo Natale, i bambini canteranno, si accenderanno le luminarie. La parata attraverserà accompagnata dalla banda sinfonica della nostra città che stiamo riscoprendo, insieme con le scuole di ballo della città, insieme ai figuranti, ai trampolieri luminosi, insomma è una grande festa a tutta la città, inaugurando i diversi punti che si animeranno. Sora è una città di giovani, è piena di giovani. Vogliamo sempre più che si trovino bene a tornare nella propria città, che ne riscoprano la bellezza, che la scoprano i sorani e le persone di tutto quanto il circondario.